coriandoli, stelle filanti e irresistibili dolcetti. Durante il carnevale ognuno di noi dovrebbe trovarsi di fronte a un piatto così. Delle chicche coloratissime con un ripieno a sorpresa. Bignole di carnevale con Nutella. Prepariamole insieme. Iniziamo dalla pâte à choux, in questa pentola d'acciaio verso l'acqua. Poi aggiungo burro e zucchero. Accendo la piastra e porto tutto a bollore. E poi aggiungo la farina, tutta in un colpo. E continuo a mescolare fin quando sul fondo della pentola non si crea una patina bianca. Pasta pronta, la trasferisco in una ciotola con sotto un canovaccio bagnato. In questo modo evitiamo che la ciotola inizi a scappare su tutto il bancone. È il momento di aggiungere le uova. All'inizio il composto tenderà a slegarsi, ma non preoccuparti, con un po' di pazienza tornerà della giusta consistenza. Dopodiché potrai trasferirlo in una sac à poche. È arrivato il momento di formare le nostre bignole con questa bocchetta da 10 mm che è liscia. Prima però devo bloccare il foglio di carta forno sulla leccarda con 4 ciuffetti. Ottengo le bignole poco più grandi di una nocciola. E ora non mi resta che schiacciare leggermente la punta delle mie bignole con un dito immerso nell'acqua. Ecco pronte le bignole. Adesso finiscono in forno che ho già preriscaldato in modalità ventilata a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Mi raccomando, passati 15 minuti, rigira la leccarda. In questo modo la doratura sarà uniforme. Le mie bignole sono cotte e raffreddate. È arrivato il momento di farcirle con Nutella, che metto in sac à poche. Riempio la bignola con Nutella. Un tocco di colore con la Monpariglia, cioè gli zuccherini colorati. Giusto un soffio di zucchero a velo e vado avanti così con tutte le altre. Una tira l'altra! Queste bignole di carnevale con Nutella sono di un buono! Questa ricetta ti ha messo appetito? Cucinala anche tu e poi fammi sapere